chi va a lavorare dove? Vado a Roma da Paolo Capresi, dove diciamo, i commercianti di Roma hanno stimato che un gran numero di negozi e di attività starà per chiudere, al punto tale che si è sentita in dovere di fornire un servizio di psicologi. Cioè, i commercianti ormai sono dallo psicologo. Paolo. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti. Qui siamo nel cuore di Roma, guarda, là c'è l'Altare della Patria, la Banca d'Italia e a poche centinaia di metri da noi il Quirinale. Qui sono con Francesco Ceravolo, che è un negoziante, ha diverse gelaterie nel centro di Roma, però è chiuso. Sì, diceva prima Francesco Studio che siamo quasi dallo psicologo come imprenditori. Veniamo da 2 anni di sacrifici immani, da un lockdown vero che è durato a lungo. Oggi ci troviamo in lockdown mascherato. Noi a Roma, come città d'arte, paghiamo lo scotto della mancanza assoluta di turismo e del fatto che purtroppo i pochi romani che potevano mantenere una parte di business sono a casa in smart working. Anch'io, come dicevate prima in studio, sono favorevole al Green Pass, ho 3 vaccini. Oggi però forse è il caso di far ripartire il tutto perché noi non ce la facciamo più, non sappiamo più come pagare una serie di pagamenti che sono rimasti attivi. Perché da un lato il governo forse giustamente ha messo un'emergenza sanitaria fino a marzo, ma ha dimenticato di mettere tutto in stand-by relativo a pagamenti, IVA, INPS e quant'altro, e gli affitti non hanno più nessun sostegno. Quindi noi imprenditori siamo abbandonati da una politica che è incentrata sul Colle e su altri motivi e che se non interviene tempestivamente entro 2 mesi saremo tutti chiusi. E che Tutti. Francesco ha dovuto momentaneamente chiudere le sue gelaterie perché vendeva 1 o 2 gelati al giorno. Ma Massimo Bertoni, che è proprietario di un negozio storico qui nel cuore di Roma, ci voleva dire che la crisi non è che verrà, c'è già, qui è tutto chiuso, è vero Massimo? sì, qui siamo praticamente accanto al Quirinale, come stava dicendo prima Paolo, siamo vicino al Colosseo, Fontana di Trevi, insomma è una zona storica. Basta guardare qua intorno, se volete potete inquadrare questi negozi. Chiuso, Sì, tutto chiuso, c'è una chiuso, sfilza di chiuso. negozi, sì, uno appresso all'altro, Chiusi. come potete vedere, dove c'è una chiusura ormai totale che dura da tanto tempo. Possiamo pure, se Sì, volete, andare avanti, eh? facciamo questa Vi passeggiata seguiamo, delle ma lo chiusure. psicologo che vi può dire? Cioè. Lo psicologo può aiutare? Ma lo psicologo io per fortuna non ne sento il bisogno, devo dire la verità, però mi rendo conto di quanto adesso ci sia una grande preoccupazione perché dovete sapere una cosa molto importante, che la maggior parte dei negozi, soprattutto qua nel centro storico, Ci risiamo. sì, ci siamo Francesco, guardati. guarda, è impressionante. Se il nostro bravissimo operatore riesce a inquadrare, Chiuso. Francesco, guarda la desolazione di questa vetrina nel cuore di Roma, la desolazione proprio. Guardate che io non sono ironico sullo psicologo, perché chiudere un Altro negozio come un negozio. lutto, è come un lutto. Guardi, è uno accanto all'altro, è uno accanto Altro all'altro. negozio chiuso. E poi Altro negozio chiuso. pensiamo pure a quello che diventa come problema per la sicurezza anche la sera, perché comunque ogni negozio rappresenta anche un presidio dal punto di vista della sicurezza. Tutta questa mancanza, diciamo, di illuminazione Chiuso. e di luci, eccetera, sta facendo dei danni enormi anche da questo punto di vista. Io volevo fare un discorso importante, volevo dire che la maggior parte dei negozi, soprattutto qui nel centro storico, si sono indebitati per riuscire a mantenere l'attività in piedi in questi ultimi 2 anni di pandemia. Quindi adesso trovarci ancora in questa situazione con tantissime attività che sono in smart working e con la mancanza di turismo, come diceva prima il mio collega, c'è un lockdown di Poi, fatto, può portare adesso veramente ad una situazione tragica perché guarda, tantissime attività chiuderanno. guarda Francesco, qui c'è l'ingresso della Banca d'Italia, vedi? E qui davanti alla Banca d'Italia c'è quest'altro negozio, Chiuso. guarda, completamente Allora, chiuso, aspetta un attimo, chiuso, Paolo. completamente Aspetta chiuso. un attimo, Paolo. Vado Sì. da Spadoni. Spadoni, prima di arrivare allo Eccolo qui, psicologo, però non ci muoviamo cioè, più. bisogna fare qualcosa.
Beh, è evidente che bisogna fare qualcosa e non c'è dubbio che questa non sia solo una situazione di Roma, ma è il centro storico di tante città italiane. Devo dire che il ruolo dell'imprenditore è sempre stato, per certi aspetti, un po' isolato. L'imprenditore ha sempre combattuto contro tutti e contro tutto. Oggi più che mai, in questa fase di confusione, avere qualcuno con cui confrontarsi, con cui poter fare un po' il punto della situazione e rendersi conto che da una parte, lo viviamo tutti i giorni, noi abbiamo a che fare con migliaia di imprenditori con cui facciamo attività consulenziale, attività di guida rispetto ai progetti futuri. Innanzitutto, lei ha citato tutto, è vero, quando un imprenditore ha a che fare con una situazione del genere deve elaborare la vita è il 10%, ciò che succede è il 90% come noi reagiamo. E la reazione in queste fasi spesso diventa rabbia, spesso diventa disperazione, spesso diventa concentrarsi su quello che non possiamo fare e le reazioni sono le studio, perdonatemi. Noi invece dobbiamo cercare di capire come poter concentrare la nostra forza, il nostro spirito su quello che si può fare. E in questo momento, ad esempio, mentre c'è questa situazione, è vero anche che nei prossimi mesi arrivano un sacco di risorse. È vero anche che nei prossimi mesi ci sono una serie di possibilità da poter sviluppare. È vero anche che ognuno di noi che fa impresa deve poter trovare uno spazio, deve poter trovare una nuova speranza. Aspetti un attimo. Spadoni, aspetti un secondo. Un contributo in studio sul, che dicono contributo sullo psicologo e su fare impresa, perché probabilmente aiuta. Qui non parliamo delle grandi imprese che faranno 4.0 PNRR, qui parliamo di piccole e medie imprese che non va solo dallo psicologo, ma nei prossimi 2 o 3 mesi assisteremo ai giornali che non potranno scrivere di suicidi di imprenditori, perché se no si creerà un effetto a catena. Io parlo tutti i giorni con colleghi che si vergognano di dire a casa che è arrivata la bolletta dell'INPS, che non aprono più la bolletta della luce che è quadruplicata, non raddoppiata, e che si vergognano di parlare di questa situazione in maniera reiterata con la propria famiglia, perché sono 2 anni che tornano depressi a casa e non accarezzano il cane. Ci sono delle situazioni che probabilmente per la grande industria diventeranno opportunità, ma la piccola e media impresa, che è l'ossatura italiana, non ci arriva neanche dallo psicologo. Trova una corda fra un po' e saremo tutti responsabili. Scusa. Occorre un intervento immediato, autorevole, occorre una regia. Allora, noi credo che infatti proprio per questo il tema lo mettiamo sul piatto, lo mettiamo sul piatto davanti a tutti gli ascoltatori di Mattino 5, Senna e poi Boralevi. Senna, che tra l'altro è imprenditore. Certo. Quello che dice il collega, il commerciante, è poi nei dati. Io vi riporto quelli del mio settore, della ristorazione. Tra il 2020 e il 2021 sono stati persi qualcosa come 56 miliardi, 40% in meno nel 2020 e 30% in meno nel 2021, che sono 300.000 posti di lavoro e 50.000 aziende. In questo ci sono luce e ombre, perché poi c'era stata una ripresa, no? Io ho i dati in mano e fino a fine ottobre, fino a fine novembre sembrava che si stava ripartendo. Poi c'è stata questa nuova ondata e il dicembre, gennaio e probabilmente il febbraio sono massacranti. Ecco, in questo momento servono degli interventi in questa direzione. Tra le altre cose c'è stato il combinato disposto con l'aumento dei costi dell'energia. Stavamo discutendo prima, io mi sono trovato da 3.500 euro di media su un'attività a 6.000 euro. Provate a immaginare anche tutte le conseguenze. In questo momento ci vuole un intervento, bisogna intervenire o sulle casse integrazione o per chi è rimasto aperto, visto che si sta fatturando nel migliore delle ipotesi il 50% meno, un supporto di ordine economico, perché 50% meno vuol dire tagliarsi qualsiasi tipo di margine e andare in negativo. Probabilmente anche qualsiasi tipo di collaboratore. Io penso che intanto il supporto psicologico l'hai appena avuto in studio dal tuo interlocutore precedente, ma io penso che dobbiamo capire che bisogna pensare non a stamattina o a oggi pomeriggio, ma al mese prossimo, a 6 mesi prossimi. Allora, l'energia. Noi paghiamo l'energia perché paghiamo delle scelte che abbiamo fatto 20 anni fa contro il nucleare di 20 anni fa. Il nucleare di adesso è diverso, forse bisognerebbe cominciare, penso io, a pensarci. Per quello che riguarda questo dramma dei piccoli negozi, perché questo tuo interlocutore diceva il vero, qui non stiamo parlando delle grandi aziende, parliamo del piccolo negozio che è lì, che ha 20 clienti, delle nostre città. Bravissimo. Che sono quelle, perché poi tu cammini adesso in quella strada e ti viene la disperazione.
Allora, io credo che dobbiamo dare semplicemente capire che fin quando c'è la pandemia ci sono dei mesi a costo zero, cioè ci sono dei mesi in cui le piccole attività non possono non fatturare nulla. Togliamogli allora, dei contributi per quei mesi lì. Noi ci auguriamo che intanto l'attività di governo funzioni, non possiamo bloccare il paese mentre si cerca un Presidente della Repubblica, bisogna che intanto il governo però governi. Grazie, in bocca al lupo a Roma, grazie Spadoni, grazie Senna, grazie Antonella Boralevi, ci fermiamo grazie tra poco. A voi.